Buongiorno Jesus, e oggi siamo nel quinto episodio della Nuzlocke Challenge, o meglio delle highlight della Nuzlocke Challenge, ma poco importa. Nell'ultimo episodio abbiamo sconfitto per la prima volta un comandante del Team Galassia, Martens, se non sbaglio, e oggi siamo pronti a continuare. Oddio, Bellocchio. Bellocchio, ah sì, sei tu, bene. Ho saputo che quelli del Team Galassia si sono fatti vedere in questa centrale. Potete vedere, sto registrando di venerdì, per cui ciao Drifloon, ma non ti posso catturare. Oh mio Dio, che è successo? Mi sta salendo il male, ragazzi. Oh, ha bucato Urshaving. Ah, però, tra parentesi, mi avete detto che quando un Pokémon, se un Pokémon dovesse morirsi, quindi se Urshaving dovesse morire in questo caso, potrebbe andare ancora un Pokémon dall'erba, perché in base alle regole della Nuzlocke ho anche l'amo a questo punto, ma dovrei saltare al prossimo percorso. E invece Urshaving entra, perché facciamoci sprecare tre Pokémon, su via. Ma poi alla fine entriamo, quando siamo mezzi morti per il veleno. Ok, i dati di Urshaving sono stati inseriti nel Pokédex. Pokémon letargo, perfetto. No, direi che No! Si sta sistemando il motore, perché sto aggiornando tutta la nuova area, quindi poverino, fa un po' fatica. Electabuzz ai 14, porca miseria. Ah no, ma io sono 19. Cazzata. Anzi, Rocco, questa è una sfida che fa per te. Visto che questo tizio avrà probabilmente mosse elettro a parte azione, attacco rapido, ma non mi fa assolutamente niente. Infatti, Sassata dovrebbe fare il suo lavoro. Fulmi sguardo, vuole farmi calare un po' la difesa. C'ha ragione anche lui, lo farei anch'io. Ma non avrà molto effetto questa cosa. Infatti sta andando di fulmi sguardo a Google. Noi andiamo di sassate pesanti. Colpo basso! No! 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 Porca miseria! No! No! Ma non ci credo mai! No, Rocco! E me l'ha pure paralizzato, cioè. Devo fare gli onori di casa da solo. Rocco! Sapevamo quanto eri duro a morire, ma un calcio sotto la cintura ti ha ucciso. Ci mancherai! Porca miseria, la tristezza. Evidentemente dovremo catturare un nuovo Pokémon, perché siamo in un percorso nuovo, siamo sul 205. Questo è il ritorno di Bistecca! Ops, l'ho ucciso! Mi dispiace, non volevo, giuro, mi è scappato il dito. Quindi dobbiamo andare nel bosco di Evopoli adesso. Difesa speciale X, ok. Non volevo! Ok, andiamo. Chi avrà mai? Manchi. Dovrei decisamente iniziare a allenare un paio di altri Pokémon, ma Dragowski è sempre la migliore opzione tra loro. Quasi one shotato. Beh, ok, abbiamo 9 livelli di differenza, è vero, però quasi one shotato è tanta roba. Perfetto. Ciao Manchi. Va bene. Avrei Pokémon con profumo di dolce, quello che sniffi i Pokémon. Explode. Quello non profuma di dolce, guarda, puoi starne certa. Però la sua medicina è una bella ira di drago. Ah, so benissimo che tra un po' ira di drago, ecco. Già possiamo notare che ira di drago comincia un po' a fallire, perché toglie 40 di fisso, è vero? Ma cominciamo ad arrivare a un livello per cui i Pokémon hanno più di 40 PS, notoriamente. 552 punti esperienza! Non abbastanza per arrivare a 20, però.
Weedle. Davvero? E in questo caso allora cambio. Mettiamo Shunya. Sto cercando di allenare un po' tutti. È vero che Dragovski è quello che è a livello più alto, ma allenarli tutti è la strategia migliore, perché nel caso, dicono, nel caso brutto dovesse morirmi Dragovski, è una possibilità che dobbiamo mettere in sul banco, tra virgolette. Comunque abbiamo shottato malissimo Snorlax. Snorlax e ghiaccio va benissimo. Snorlax diventa sarebbe diventato un bellissimo Froslass questo Snorlax, cosa sto dicendo? Che usa doppio team. Speriamo che il bracciere lo prenda. Ecco qua. Polveneve no, ha la probabilità di ghiacciarmi. Non ghiacciarmi, please. No, mi riduce la velocità, Polveneve. Che infame. Ecco, cosa ho detto non gelarmi? Oh, ci voleva tanto, per la miseria. E che è? Ovvio che sì. Con Swampert. C'è la finezza, ragazzi, la finezza. Ecco, è preoccupante solo che si possiede una mossa di tipo ghiaccio, se no non mi preoccupi affatto. Non dovrebbe tecnicamente possedere gelo raggio, però... No, infatti, ok, è ancora azione mossa di questo tipo. Sì, 6, ragazzi, fa 6 e ci sono 6 livelli di differenza. Ok, perfetto. Swampert è mica esausto. Siamo quasi al 21 con gli ultimi due Pokémon. Se non sbaglio, qui posso riposarmi, giusto? Ok, fantasticissimo. Ok, tu sei... Ciao, io sono Demetra e tu invece ti chiami? Ok, Giovi, sono lieto di conoscerti. Senti, Giovi, posso chiedere un grandissimo favore? Vorrei attraversare il bosco, ma ho paura di andare da solo. Ho sentito che c'è un gruppo di tipi rossi chiamato Team Galassia che si aggira da queste parti. Va bene. Ok. Ok, lei almeno mi cura i Pokémon, il che non è male. Devo ricordarmi però se per sbaglio ne muore qualcuno. Antidoto, sì. Ok, meglio averne in più che in meno. Ma ripeto, non so se... I primi due... Ragazzi! Oh mio Dio. Ok, uso ora di drago su Lugia, non dovrebbe buttarlo giù perché è un leggendario, dovrebbe avere... Ok. Salvaguardia. Super suono, ok, protetto. Magneta scesa. Metagross vola. Ok, adesso devo fare una cosa che sembra stupida, ok? Ma è ammazzare Lickitung. Perché non posso permettermi permettere che Lickitung uccida Lugia, ok? Che Lickitung in realtà non sembrerebbe in grado di crearmi problemi. Cavolo, non pensavo che avrei ammazzato Metagross. Sono salito perlomeno. Questa è molto bella, questa è molto buona. Dobbiamo anche paralizzarlo perché non abbiamo altra scelta. Lugia è difficilissimo da catturare, non so neanche se ce la farò. Potrei sprecare tutte le Pokéball. Ok, ho usato salvaguardia, ma è già paralizzato in teoria. Lickitung continua a fare riccio oscuro, ti prego, te ne prego. Deve entrare Lugia, deve entrare. Niente, niente, non riusciamo neanche a far vibrare quella Pokéball. Ragazzi, non entrerà mai Lugia. Uno e basta. Niente, ragazzi. No, non gli piace che siamo solo io e lui. Niente, è impossibile. Niente, non gli facciamo niente. Ne ha fatto uno. No.
Ne ho fatti ancora due. Niente, niente, niente. Niente, non riesco a fargli fare più di due, è uno schifo. È uno schifo. Niente da fare, ragazzi. Purtroppo non ce l'ho fatta. 16 Pokéball su questo schifo. 16 Pokéball. Ma niente. Assolutamente niente. Mi piange il cuore. Ha detto che avrebbe curato i Pokémon. Spero che curi anche i suoi, perché da solo non ce la posso fare. Aerodactyl e Baltoi. Bregoschi e Lickitung. Li facciamo un tornado, così li prendiamo entrambi. Morso, aio. Psicoraggio, riaio. Sei inutile, dici tu. Possiamo fare un brutto colpo su Baltoi? Grazie dalla regia. Niente. Va bene. Cleffa e Gallade. Ah, che ho dovuto uccidere Gallade, giusto. No! No! Sei nato stronzo. È vero che ho muta e potrebbe risolvermi i problemi stati in un turno, ma potrebbe anche non accadere tutto ciò. E Gallade giù. Fantastico, sono bei punti esperienza questi. Bellissimi punti. Ma però sei nato stronzo. Non me l'ha curata muta. Però funziona lo stesso. Ok, perfetto. Direi che Cleffa 40 PS non ne può avere. Infatti è morto. Perfetto. Perché mi volete far soffrire? L'ho fatta apposta! Lugia, Lugia, Lugia. Voglio farti catturare. Mi sono rizzate le antenne, ma cosa? Come? Come? Spiegamelo. Itron! Itron non va bene! Mio Dio, è più forte Carnova di Itron, ma questi sono dettagli tecnici. Con uno! Io forza tica! Ok, ho preso lui. E gli dopo a tutte le statistiche, giusto? Forza antica. Morso su di me, porca miseria. Ok, Carnaval è andato giù così, neanche col butto colpo. Drakovski 23. Ok, ragazzi, sto decisamente esagerando. Cloyster. Aia, Cloyster è un problema perché anche tipo è parzialmente ghiaccio. Ma che sì, è un problemino, ma niente di che. No, non tornado, facciamo ira di drago su Cloyster. Non penso che basti buttare giù Cloyster perché è una difesa che veramente fa paura. Ah, è vero, è una difesa che fa paura, ma toglie 40. Evidentemente non aveva 40 PS quel tizio. Oddio, ragazzi! Back to back, Grimer e Mach insieme. Proviamo a vedere quanto fa schianto, ragazzi. Ok, abbastanza da buttare giù manca, quindi molto buono. Guardate quell'hypon, tra parentesi, è assatanato quel tizio. Ok. Nidoking e Regirock. Ragazzi, cosa è successo alla Nuzlocke? Cosa è successo alla Nuzlocke, ragazzi? Cioè, fino adesso ci sono stati Warpole, Weedle e tutto il resto. Cavolo, doppio calcio, fa malissimo. Regirock usa maledizione, ok. Allora, devo riuscire a ammazzare il Regirock, perché ragazzi, Regirock ha esplosione. Non sto scherzando, tutti i Regi a livello 1 fino a livello... hanno esplosione. Quindi vediamo di seccarlo prima che lui decida di farsi implodere malissimo. Meno male. L'abbiamo rischiata, ragazzi. Ma siamo al 24 ora.
Chissà quale sarà la prossima mossa che impariamo. Liquidung, sei inutile, te l'ho già detto 20 volte. Non funzionerà mai Super Suono. Questa fa 40 di fisso, ma Nidoking difficilmente lo tiriamo giù. E infatti, Nidoking punta un altro doppio calcio su Liquidung, ma ha una difesa che fa paura Liquidung. Incredibile, è andato su, cioè è andato Super Suono. E ha fallito schianto. Però va comunque, ovviamente. Come ho fatto a essere così cretino da non capire che sarebbe andata comunque? Non so. Schianto, grazie. Grazie. Avevo veleno un punto. Ma niente problema, ci curerà i Pokémon la tizia. Porca miseria, i Pokémon selvaggi. Lo fai per pigliarmi per il culo allora, perché non è possibile trovare due Lugia. Ehi ragazzi, nuovo percorso, ma non ci penso manco molto, perché non ho neanche una Pokémon. Ok, sì. Sì, giudica Gliscor, che non gli ho dato un soprannome. Sì. Ok, che nome gli diamo? Sì, direi che è il soprannome perfetto per Gliscor. Oddio, santissimo. Gardenia, ok, salve a lei. Elvis, ok. Già che ci siamo allenerei. Beh, chi allenerei? Allenerei un po' su mio, sono un po' troppo bassi i miei Pokémon effettivamente. A parte Dragovski, ma se trovo un tipo ghiaccio sono fottuto. Ah, devo pure parlarti, devo subire pure l'umiliazione di parlarti. Arcanine. Ok. Non penso lo shotterò, no, infatti. Segugio, che mi identifica se sono specchio, no? Sono uguale. Ok, schianto è andato perfetto, dovrebbe essere giù. Arcanine giù, anche brutto colpo addirittura. Ampharos! Ma allora mi perseguitate voi infami. È vero che potrei usare Zubat, ma mi fa malissimo. Ma se sapete che vi dico, chi non risica non rosica, quindi Zubat. È astatico però l'infame. A parte che non so se è astatico, non è detto che Ampharos tenga statico. Però sicuramente non potrà usare mosse di tipo elettrico come. E l'ho avvelenato, incredibile. Sì, è astatico purtroppo. E morirà per velenpuntura. Perfetto ragazzi. Cavolo, avevo smesso di registrare. Ah ok. Aggron. Are you serious? Per teoria sono in vantaggio io, eh. Questo dovrebbe essere super super efficace. E infatti toglie metà vita. Caratigli, aio, non dovrebbe essere molto efficace per niente. Infatti, ia. Non è molto efficace per niente, ma cavolo quanto toglie Aggro. Ma è giù. Un roccia acciaio contro un tipo lotto, decisamente non ho speranza, povero. Ok, 16. Sfuriate. Sì, sfuriate è molto utile effettivamente quando colpisce in serie. Dottore. Psyduck. Proprio la persona sbagliata per sognare. Ma perché mi confondono sempre? E mi colpisco da solo. Wow. Ok, non sono più confuso, perfetto. Kowski, 162 punti di esperienza. Ci rimessi tempo, io sono Gardenia, regina di Pokémon tipo erba e capolaresta della città di Evopoli. Già in occasione del nostro primo incontro sapevo che ce l'avresti fatta raggiungermi. E così è stato, la tua sete di vittoria è grande. Bene, ci sarà divertirsi, che la lotta abbia inizio. Chloe, ovviamente. Come non poteva chiamarsi Chloe? Linun, ok, salve Linun. Ho paura di quale sia il suo Pokémon più forte, per questo è già al 20, ragazzi. Ira di Dragos penso che non basterà contro l'immuno al 20. È un'evoluzione ed è a livello 20. E infatti non è bastato. Ho fatto calare la precisione, questo non è bello. Ma il vecchio Tornado risolve la situazione. Ok. È vivo! Ma tentennato, ok. Super pozione, sei un infame.
Ok? Ira di drago dovrebbe sistemare le cose. Botti in testa. Aio. Mi ha fatto tentennare. No, non voglio continuare a tentennare come un idiota. Ok. Salio è... Ah, porca miseria. È un tipo... acqua-ghiaccio. Ah. E non gli faccio assolutamente niente. Pistolacqua! No, oddio! No, resisti, resisti, Semia! Oh, ha resistito! No, 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 no. Devo trovare un modo per farlo fuori. Allora. Potrei mettere in campo il porcino. Usa corpo scontro lui. Si attiva sporo, forse. No. Mai nella vita. Purtroppo, ragazzi, mi sa che sarò costretto a... sacrificare porcino. Ma devo ricaricare Dragovski. Sì, sì, l'ha avvelenato perlomeno. Spargi spore di porcino. Mi spiace, porcino. Ho sbagliato io a non allenarvi meglio. Ok, ragazzi, ma a questo punto un'ira di drago dovrebbe bastare. Bastata! No! Pallagiro non mi ha tolto poi così tanto. Ok, sono al 17. Shuppet. Shuppet è spettro, giusto? Non è ancora finita. Ah, quindi saliera il suo più forte. Ha messo in campo il suo più forte per secondo, l'infame. Non ci credo. Dispetto mi ha fatto carare 4 pp di ira di drago. Wow. Ne ho una. Ok, non avevo una super pozione, ho fatto bene aspettare a ricaricarmeli. A usare, scusate, ira di drago, perché avevo un'altra super pozione. Ok, ira di drago sistema la situazione. Ragazzi... mi spiace per porcino. Porca miseria, avrei potuto salvarlo. Ma abbiamo avuto meglio su Chloe. E quindi diciamo. Ok, perfetto. Fantastico, grazie. Medaglia Bosco. Ok. Possiamo usare taglio fuori dalla mossa. Dalla lotta, ok. E la metti 86. Allora, se non sbaglio, taglio ce l'ha uno che lacerazione, davvero? Porcino, ci dispiace. Ci sei stato utile fino a una certa, soprattutto per Spaccaroccia. Sarei sempre più buono sulla pizza. Prenderei Jimmy. Allora, Jimmy. Ok. Però vorrei andare a catturare un Pokémon. Se non sbaglio, c'è dell'erba nei percorsi di prima. Quindi, prima di concludere... andiamo a catturare un po'. Ok, ragazzi, qua abbiamo delle bacche, qua abbiamo un bel po' di erba. Vediamo un po' cosa ci capita. Snorant! Bellissimo! Ed è anche femmina, quindi potrebbe diventare un bellissimo Frostless. Non so quanto mi toglierà il suo vento gelato. Però Snorant è paralizzato, non può agire. Ok, ragazzi, possiamo iniziare a lanciare le Pokéball. Dovete premere B, ragazzi. Forza! Ce la possiamo fare. Premete B, premete B, dovete premere B. Uno, due, tre, sei! Snorant, ragazzi, sono veramente contento di questo Pokémon. È una prima, ma ragazzi, a me Snorant piace veramente tanto. Perfetto, ragazzi. Ok, direi che per oggi ci fermiamo qua. Abbiamo fatto tutto il bosco di popoli, abbiamo battuto pure la palestra. Quindi se il video vi è piaciuto, lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi. E noi ci vediamo in un prossimo video. Rip Rocco. E anche porcino. Ciao. Maledizione proprio te.
c'è anche bello tosto. Botto in questa maglia. Porca miseria! No! Ma perché? Non ha senso questa... Come?